Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, la prima domanda è la più semplice, forse la più complessa, vista soprattutto la tua giovane età. A questo punto io te la pongo così, anche perché è proprio breve, breve, breve. Chi è Francesca Bonaccina? Allora, Francesca è una ragazza di 22 anni che, allora, adesso sta studiando all'università, ma sta anche cercando di diventare qualcuno nell'ambito musicale, cosa che è sempre stato il suo sogno. E quindi adesso sto davvero cercando di raggiungere determinati obiettivi per essere chi realmente voglio nella vita. E come nasce la passione di fare musica? Allora, la passione per la musica nasce da piccolissima, perché i miei genitori mi hanno sempre fatto ascoltare musica, loro cantano, quindi è, diciamo, una dote di famiglia il canto. E quindi amore eterno per la musica, anche grazie a loro. E invece, da come nasce il brano Samuel, ma soprattutto da cosa è tratto ispirazione, per quale motivo questo titolo? Allora, il brano Samuel è in assoluto la prima canzone che ho scritto, e Samuel significa allo stesso modo. E diciamo che è proprio è forse la canzone più personale che ho scritto, perché è proprio un'esperienza personale, no? E quindi diciamo che parla di questa relazione amorosa un po' tossica che ho vissuto, e il modo in cui io sono riuscita ad uscire da questa relazione. E quindi racconta proprio tutti gli intrecci che ci sono stati, poi il modo in cui io sono riuscita ad uscirne e quanto io fossi felice di aver fatto quel passo così importante. E come nascono i tuoi testi? Da cosa trae ispirazione, oltre a questo caso? E soprattutto, nascono prima le parole, nascono prima la musica oppure nascono insieme? Allora, in realtà diciamo che le mie canzoni hanno sempre qualcosa di mio, nel senso scrivo sempre in relazione a qualcosa che mi è realmente accaduto, quindi riesco proprio a prendere il 100% i miei sentimenti e buttarli dentro nelle canzoni, e diciamo che la maggior parte delle canzoni sono degli sfoghi, cioè sono nate come sfoghi personali, e quindi diciamo che musica, testi nascevano un po' tutti insieme. Perché essendo proprio uno sfogo, diciamo, al posto che piangere mi metto lì e scrivo canzoni, scrivo musica, quindi a volte fa bene. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato, comunque ti ha dato quella sensazione in più, che ti ha fatto anche crescere, ti fa crescere musicalmente? Allora, io sono amante della musica italiana, davvero amante, anche se scrivo in inglese, ma poi c'è una spiegazione che vi dirò. Allora, cantante preferita italiana in assoluto, Laura Pausini. Cioè, io la adoro, la amo con tutto il mio cuore. E lei, cavolo, ha avuto proprio una vita stupenda. Cioè, il sogno un po' di tutti quanti, credo. E quindi lei è proprio una forza della natura e mi dà tanta voglia di inseguirla un po', nel senso di inseguire le sue orme, quindi lei in particolare, poi vabbè anche Elisa, Giorgia, cioè proprio donne da cui prendo tanta ispirazione. E come mai appunto questo punto mi ha detto, utilizzi molto l'inglese, perché l'inglese? Sì. Allora, adesso sto imparando a scrivere in italiano, ma all'inizio usavo l'inglese perché, dato che le mie canzoni sono molto personali, se scritte in inglese non venivano comprese da tutti. Quindi era un po' un ok, io scrivo, ti dico questa cosa, però non te la voglio far capire del tutto. Quindi chi capisce bene, gli altri che non capiscono fa niente, si ascoltano la musica e va bene uguale.
Però, vabbè, siamo in Italia, quindi è importante. E poi, vabbè, anche il fatto di far capire a tutti le proprie intenzioni è importante. Però questa canzone è proprio la prima che ho scritto, quindi probabilmente ero anche un po' acerba io d'età, ero piccola, quindi comunque far trasparire così tanto i miei sentimenti non mi andava del tutto. Invece adesso ho imparato che non è male per niente. E invece quando ti hanno proposto di entrare nella Pulsart Company, ma da BMG Record, che cosa hai pensato quando effettivamente si sono presentati dicendoci ti vogliamo nel nostro gruppo? Allora, innanzitutto inaspettato, perché non pensavo potesse mai succedere una roba del genere. Ci speravo, ma dato che era un sogno lo vedevo proprio come una cosa super irrealizzabile. E invece loro mi hanno proprio aperto le porte, mi hanno dato un sacco di opportunità, abbiamo inciso un brano, mi stanno proprio facendo un po' da trampolino di lancio per quella che spero che sarà la mia vita. E a quel punto, quando ti hanno detto sì, ma il tuo brano è bello e bisogna inserirlo nel nostro film, tu poi nello stesso film hai anche recitato. Sì. Incredulità, perché ho detto cavolo, da così poco posso fare così tanto. E poi anche la sensazione di stare sul set, vedere proprio tutte le dinamiche, tutte le cose che accadevano, è stato davvero bello. Poi vabbè, sentire la propria canzone in un film, bellissimo, inspiegabile. Vederlo poi distribuito su grandi piattaforme, quindi, e anche al cinema, vederti davanti allo schermo e dietro le persone che ti ascoltavano e ti vedevano lì, che sensazione hai provato in quel caso? Beh, sicuramente ero molto fiera di quello che avevo fatto e di come avevo cantato, di come avevo recitato. E poi gratitudine anche nei loro confronti, che comunque hanno creduto in me e tuttora credono in me. Invece sarà previsto anche un videoclip, mi pare che stiate lavorando già per un videoclip, sì. Quindi chiaramente un gruppo dietro che ti... Come vivi questo fatto anche del videoclip? Beh, sicuramente la vedo come un'opportunità per farmi conoscere sempre di più e poi per mettere realmente tramite immagini trasmettere alle persone quello che io ho voluto trasmettere attraverso la mia canzone. Quindi è diciamo che trasmetti il doppio anche tramite immagini. E quindi questa cosa a me piace tantissimo, non vedo l'ora di fare questo video. E invece avere accanto, non parliamo di gente nata così, di grandi professionisti come Patrizia Mottola, ma anche Emiliano Boschetti, che ti stanno accanto e ti seguono passo passo. Che sensazione provi in questo caso avere dietro grandi professionisti che poi ti hanno portato anche a conoscere persone che altri professionisti che ti permettono poi di crescere anche musicalmente? Sì. Allora, il lavoro che sto facendo con Patrizia ed Emiliano è davvero grandioso, cioè io so davvero che sono in ottime mani e quindi mi affido totalmente a loro. Sapere che sono professionisti mi fanno davvero credere al 100% in quello che mi dicono, in quello che fanno, nelle proposte che mi fanno. Affiancati da loro è proprio una grandissima opportunità, sia a livello personale, perché comunque sono bellissime persone, ma anche a livello proprio professionale, perché comunque so che tramite loro avrò solo cose professionali, cose vere, capito? E quindi sono davvero grata a loro per questa opportunità. E invece se ti dico Sanremo Rock? Allora, Sanremo Rock, un'altra bellissima esperienza. L'anno scorso sono arrivata in finale e quest'anno parteciperò di nuovo. Non vedo l'ora, davvero. Pensare di poter risalire sul palco dell'Ariston è davvero una grande cosa. Sono contenta, sono carichissima
e non vedo l'ora di settembre per poter cantare di nuovo su quel palco. E come alcune artiste, Alanis Morissette e tanti altri donne, Patti Smith, io ti faccio nomi di persone che Patti Smith penso non è un po' più attempata, ma la tua anima rock si vede allora, esiste? Sì, diciamo di sì, un po' sì, si vede assolutamente. È una cosa che anch'io non avrei mai pensato, nel senso che anche le mie canzoni sono molto tranquille, molto un po' malinconiche, e quindi nemmeno io pensavo di avere quel lato un po' roccheggiante, però in realtà c'è e sono contenta, mi piace molto. Tra i vari personaggi abbiamo citato alcuni artisti italiani, ma stranieri a cui ti piacerebbe e comunque vada ti potrebbe dare l'ispirazione per farti crescere, ci sta qualche artista straniero? Vabbè, Adele, grandissima, lei l'ascolto tanto, mi piace tantissimo. Poi non lo so, cioè, ci sono talmente tanti artisti bravi che prendo un po' ispirazione da tutti, colgo qualcosa da tutti quanti per poter riuscire a fare la cosa che faccio meglio possibile. E a questo punto io ti pongo l'ultima domanda, che consigli che daresti a un coetaneo per questo mondo, questa vita che sta, questo film che si sta chiamando vita, che consigli gli daresti per fare? Sicuramente no. Dimmi. No, scusa. Allora, sicuramente di non demordere e cercare sempre di raggiungere gli obiettivi che ti poni. Mai dire no, non ce la faccio, perché in un modo o nell'altro se qualcosa è destinato ad accadere, accade. Quindi se credi realmente in un sogno, questo sogno prima o poi si realizza. Magari non subito, magari non in un batter d'occhio, però se realmente ti impegni, quello che vuoi arriva ed è la cosa più bella del mondo. E che emozione fa salire sopra il palco? Allora, mo ti dico, alcuni artisti che abbiamo intervistato, quando salgono sul palco, prima di iniziare a salire sul palco, dicono, ma chi me lo fa fare salire sul palco? Poi, quando si apre la quarta platea, davanti al pubblico, e sentono le emozioni che cantano, si emozionano, cantano le tue canzoni, si emozionano, che sensazione provi in quel caso? Beh, un'emozione inspiegabile, bellissimo. Sapere che la tua musica e quello che hai creato tu piaccia così tanto alle persone che la cantano con te è, penso, una delle sensazioni più belle che si possano provare. Quindi, bellissimo. Cioè, non scambierei per niente al mondo quella sensazione. Ciao! È stato un piacere. Alla prossima, allora. Spero di rivederci. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.